No, beh, ma dai. Ma dai. Ciao Matteo, buongiorno. Buongiorno. Ti va di fare un giro su una Icon Car? Direi proprio di sì. Dai, salta su. Arrivo. Come si apre? Ah, È come i vecchi maggiolini. ok. Mamma che bella. Permesso. Hai visto? Ti avevo detto che ti avrei sorpreso. Direi. Andiamo? Andiamo. Via. Buongiorno cari amici elettronauti, benvenuti in questo nuovo video. Dove ci troviamo? Innanzitutto ciao Giampiero, Ciao Matteo. grande, grazie mille dell'invito, siamo a Bari ragazzi. Castellana Siamo a Grotte, Bari, provincia di Castellana Bari. Grotte. Siamo, diciamo, nella nostra sede, nella sede di Evoluzione Elettrica. E siamo su E un'auto su un'auto molleggiata, molleggiata. ma silenziosa, più che mai, Che trattandosi di bello. un bel maggiolino. Qui hai fatto un retrofit pazzesco, cioè la macchina praticamente La è macchina è completamente originale nel suo originale. aspetto estetico. Addirittura il cambio. Sì, questo è il cambio ed è Ma funziona? un'applicazione specifica rispetto al kit Neutron che noi installiamo. Usi anche la frizione per cambiare. Beh, in movimento la frizione va usata, perché comunque gli organi in movimento hanno bisogno Sincronizzarti di per sincronizzarsi. entrare. Quando sei fermo, puoi. Qualora gli ingranaggi siano in posizione, puoi Innestare la utilizzare le marcia. marce, la marcia in avanti, marcia indietro, anche senza l'utilizzo della frizione. Tant'è che, come avrai visto, io sono partito in terza e poi ho messo la quarta solamente in velocità. Ma l'hai fatta tu questa macchina? Questa macchina è stata realizzata da Neutron in Ok. Sicilia e questo è uno dei prototipi, uno dei primi oggetti realizzati da Neutron anni fa. Dopo, oltre alla realizzazione del veicolo, Neutron si occupa di fare le trasposizioni omologative per i kit che verranno poi installati sulle auto, in modo da consentire un rapido e chiaro collaudo e omologazione del veicolo diciamo, nella fase finale per consentirne la circolazione in tutta regola. Certo, questa auto iconica è stata fatta in Sicilia, Sì. ma oggi noi siamo qui anche perché Oggi non c'è sono più l'evento Sicilia. inaugurativo Esatto. del primo distaccamento di Neutron sul territorio nazionale. Un distaccamento particolare, noi siamo la prima unità operativa di Neutron. Nello specifico, a differenza di qualsiasi altro point che potrà installare i kit Neutron, noi abbiamo diciamo, Anche il il collaudo e vantaggio tutto. di poter fare appunto sì, il collaudo. Ma un veicolo come questo può essere definito il veicolo della domenica o anche qualcosa di più? In realtà, tarando per bene le batterie sui chilometri quotidiani, è una macchina che si può usare quotidianamente in maniera semplice. Questa auto in Carina. particolare la vedi con tutta la strumentazione originaria, ma il distaccamento di Neutron, officine Amarcord, un distaccamento del gruppo, Neutron Group, si occupa anche del design e del restyling dei veicoli d'epoca. Ah, ok. Tant'è che ti mostrerò qualcosa di più simpatico anche rispetto alla strumentazione su ciò che ti mostrerò più tardi. Tutto digitale. Ah, bello. A giudicare dal logo, mi sa che siamo arrivati. Sì. EVE, Evoluzione Elettrica. Ah, tutto all'avanguardia qui, eh? Sì. Complimenti. Abbiamo pensato, insomma, che le cose si fanno una volta e si fanno per bene. Giusto.
E cosa c'è qui? Siamo arrivati. Gian Piero. Lui è Leo. Ciao Leo. Il mio socio. Piacere. Piacere. Matteo. Piacere. Piacere. Cosa avete fatto, ragazzi? Cosa abbiamo qui fatto? Qui realmente ci siamo. Era una Panda. Ma lo sapete che la mia prima auto in assoluto era una Panda 750. Beh, è praticamente lei. Cosa non c'è sotto il cofano? Esatto. Non c'è più il motore termico. Giustamente io mi aspettavo di trovare una roba tutta sporca. Motoraccio. Non c'è più il carburatore, non c'è più la ruota di scorta che è finita sul tetto. Per dare spazio al motore elettrico, al pacco batteria che andrà inserito qui all'interno. Qua davanti, quindi sì, qua sì, sopra qui davanti. Viene inserito il pacco un batteria. Secondo pacco batteria, l'altro pacco batteria viene posizionato nella parte posteriore, là dove c'era il serbatoio carburante. E tu mi dici che praticamente questo è proprio il kit di Neutron. Sì, questo è il kit Neutron. Questo è il kit Neutron che arriva con motore elettrico, flangia. Vengono fatti da noi tutti gli adattamenti del caso, quindi le staffe, i supporti vengono insomma integrati nella scocca originaria del motore e poi tutti i collegamenti. La parte elettrica tutto ed elettronica è fatto da sì, loro. Sì, arriva già, è tutto prodotto tutto in casa in Sicilia in sede Neutron. Wow. E nulla, noi ci occupiamo dell'installazione e del collaudo soprattutto. Quindi praticamente voi fate il collaudo, prima invece non avendo Neutron una filiale bisognava spedire. Sì, insomma, bisognava andare necessariamente in Sicilia da loro e diciamo la vera essenza della nostra unità operativa qui in Puglia è ci dà l'occasione e l'opportunità di poter anche collaudare in loco. Quindi far uscire il veicolo già omologato con la carta di circolazione pronto. Elettrica. Mitico. Ma ho visto delle chicche non indifferenti, ad esempio, come nelle vere elettriche, come ragazzi. Non ho resistito alla tentazione di chiuderla. Non abbiamo più il radiatore, un po' di raffreddamento sarà necessario perché c'è una parte elettronica, l'inverter, che verrà posizionato all'interno, che ha bisogno comunque di prendere un po' d'aria, per cui la griglia sul paraurti l'abbiamo lasciata. Però è sufficiente per far respirare le componenti. E questo motore quanti cavalli può? Questo motore praticamente produce la potenza analoga a quella del motore originale, perché con il decreto retrofit noi dobbiamo rimanere all'interno dei paletti diciamo strutturali omologativi del veicolo della casa madre. Ma quindi c'è questo motore, mi volete dire che potrebbe sviluppare anche di più e quindi magari il kit è tarato per giustamente essere per conforme quest'auto alla circolazione di questa auto nello specifico. Lo stesso elemento poi installato su altri veicoli viene tarato con potenze legate a quelle che quei veicoli possono dell'omologazione esprimere. Base. Sì. Grande. E poi per il resto la macchina è tutto uguale, insomma. Beh sì, è tutto uguale, ci siamo divertiti un po' con il design. A parte questo bellissimo braccio, ragazzi, il nostro personale braccio che è veramente. So che tu sei un appassionato di wrap e quindi tra l'altro molto molto bello, ben fatto. Eh beh sì, poi c'è un nostro caro amico che insomma hai utilizzato una scelta stilistica che mi piace tantissimo. Sì. Il portapacchi con la ruota sopra. Eh beh, abbiamo fatto di necessità virtù, ci serviva spazio nel cofano, no, perché giusto. No? Giusto, spazio nel cofano chiaramente, ma anche spazio qua sotto. Sì, spazio qua sotto, al momento la batteria l'abbiamo posizionata. Ma è solo temporanea? Provvisoriamente, sì, all'interno del bagagliaio per fare vedere tutti i cablaggi e per preparare insomma il funzionamento del veicolo. Perché comunque in realtà tutta questa parte qui sarà libera, qui non sì, c'è sarà la libera, batteria. La batteria verrà installata sotto il pianale. Ecco, diciamo, magari là adesso la alziamo e ci fate vedere sotto. Sì. Assolutamente sì. Vado? Poi ragazzi qua qualità, cioè già i ponti così, poi quei ponti là sono... Sì, sì. Abbiamo super scelto nuovi. I top di gamma della OMCN. Sì, qui ci questi sono 55 quintali con i bracci snodati. Questi hanno anche la possibilità, in particolare, di installare delle forche al posto dei tamponi nella parte di testa dei bracci, specifici per le auto elettriche, in modo da poterle sollevare dai pneumatici e quindi isolare completamente il veicolo rispetto al ponte e quindi rispetto al resto dell'attrezzatura dell'officina. Mentre i ponti che sono lì, quelli sono dei quattro colonne per alzare mezzi pesanti, perché la nostra attività si occuperà anche della conversione, dell'ibridizzazione dei mezzi pesanti e sono 85 quintali l'uno, quindi puoi immaginare la dimensione dei mezzi sui quali potremo intervenire, lasciando completamente libero tutto il sotto per intervenire su batterie, motori e tutta la parte nei cablaggi. Sicuramente c'è stato un grandissimo investimento. Oltretutto, ragazzi,
qui adesso in questo momento vedete un LED wall gigantesco, perché appunto siamo stati invitati alla presentazione, all'inaugurazione di Evoluzione Elettrica, e quindi ci aspetta sicuramente una bella serata. Osserviamo il pandino da qua sotto. Allora, qui vediamo il carter, motore elettrico, e sostanzialmente non ci sono altri cambiamenti. No, la cosa interessante, non c'è più trasmissione, non c'è più niente. No. La cosa interessante è che noi manteniamo la catena cinematica originale, per cui abbiamo il cambio, del quale in pratica ci serve unicamente il differenziale, per collegarlo ai semiassi e quindi dare trazione alle ruote anteriori. E il cambio all'interno ci serve solamente per gli ingranaggi che mettono in collegamento l'albero, diciamo, di trasmissione al differenziale. Il cambio può essere utilizzato, come era il caso del maggiolino che abbiamo provato, certo, insieme, oppure può essere bloccato in una marcia in base all'accelerazione piuttosto che alla velocità sulla quale si vuole tarare il veicolo. Qui dietro invece mi dicevi che sì, appunto andrà questa parte forata, sì, ma sarà liberata e ci sarà l'installazione del pacco batterie. Ma ragazzi, non si potrebbe fare anche un 4x4, una panna 4x4 elettrica? In realtà è già così. Ah, ok. Perché questo prodotto Neutron lo ha pensato già 4x4, dual motor, e in quanto qui verrà installato il ponte posteriore rigido, come sui migliori fuoristrada, certo, con il suo differenziale sul quale viene flangiato il secondo motore elettrico, collegato in sincrono con quello anteriore, e quindi si avrà il mezzo 4x4. Questo per salvare gli amanti delle 4x4 originali, per salvaguardare loro e le loro auto. Ho visto che l'auto è anche leggermente rialzata rispetto all'originale. Sì, sì. Abbiamo utilizzato un kit rialzo. Per dargli un pochino più di aggressività. Sì, anche perché lo stile, come hai notato con la ruota di scorta, è un po' doppio Fendi Nebbia vintage davanti, un po' off-road. Sì. È molto molto bello. Leo, ma raccontami un po' la parte che potrebbe interessare anche molto ai nostri follower. Dimmi. Il prezzo, più o meno. Più o meno siamo intorno ai 12.000 euro. Okay. Chiaramente può variare in merito anche alla durata. Sceglie, esattamente, certo, alla tipologia, se magari la vettura può fare 200, 300 km no, di autonomia. Certo. Quindi chiaramente il prezzo varia a seconda della richiesta del cliente, quindi a seconda delle necessità del cliente. Ma ci sono anche incentivi da questo punto di vista? Assolutamente sì. Un Neutron adotta tutto quello che è di tipo omologato, che fa capo anche al decreto retrofit. Cosa intendiamo? Quindi anche per il privato che vuol convertire la sua auto può tranquillamente far capo al decreto retrofit. Quindi 3.500 euro ti tornano chiaramente indietro, come mi ripeto, grazie al decreto retrofit. Per quanto riguarda invece se la conversione viene fatta da una società, quindi da un soggetto giuridico, fa capo anche all'Industria 4.0 e, nel caso la società è del Sud, bonus Sud, che è cumulabile insieme a Industria 4.0. Quindi praticamente la vettura ti esce gratis. È fantastica questa cosa, non la sapevo. Paradossalmente. Gratis, è proprio gratis, magari no. No, la cosa spettacolare, perché possiamo cumulare bonus Sud in caso di aziende del Sud Italia, okay, Industria 4.0, quindi 20% cumulabile, arriviamo già all'80% della conversione, in più il veicolo è già un bene strumentale, quindi mi porto chiaramente in ammortamento il restante 20%. Che cosa vogliamo di più dalla vita? Un spettacolo, ragazzi, non mi aspettavo assolutamente una cosa così. Quindi le agevolazioni ci sono, certo, no? Uno vuol comprare una macchina elettrica, full elettrica nuova, possiamo tranquillamente, abbattendo tutti i costi nel merito, prendiamo una Panda, no? Nel senso, se la persona ha necessità di girare in paese, noi possiamo tranquillamente dare una Panda con 100, 200, 250 km di autonomia. Chiaramente se il cliente invece ha bisogno di fare tragitti un po' più impegnativi, chiaramente strutturiamo una macchina un attimino un po', un segmento maggiore, per poter dare anche un'autonomia maggiore nel merito. Ma quindi non solo Panda, non solo Maggiolino, non solo 500, ragazzi, le possibilità sono...
potenzialmente infinite. Innumerevoli, assolutamente sì. E passo passo la Newton sta facendo tanti tipi di trasposizioni omologative da poter convertire più tipologie di vetture. E quindi oltre a Panda, 500, Maggiolino e quella lì verde, com'è che si chiama? 500 Giardiniera. La Giardiniera e poi c'è la Jolly, la 500 Jolly. Assolutamente sì. Questa da vicino non l'avevamo ancora vista. No, non ci siamo per nulla avvicinati. Si assomiglia molto, vedo che ci sono delle somiglianze anche con la 500 Jolly. Assolutamente sì, questa è sempre una prodotta chiaramente da Newton, officine Newton, per e commercializzate da officine Amarcord. Che bella. Bella, 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 bella. Veramente anche qui vedi c'è stato comunque sia nella conversione l'inserimento del cambio automatico. Sì. Quindi non c'è più la leva delle marce, è stato eliminato chiaramente il pedale della frizione. Ah, qui vedo che è completamente analogico il quadro. Sì, è rimasto il brand retro di una volta. Che bella. Lo stile, la tradizione. Che bella, veramente. Quindi il giusto accostamento tra il futuro e quello che è stata la storia di questa macchina. E ci parli un attimo anche della blu, che è fantastica. È la 500 Jolly? La Jolly. Questa qui c'è lo zampino di Garage Italia. È commercializzata da Garage Italia. Ok. È un prodotto sempre costruito da Newton e commercializzato da Garage Italia. Lo stile è inconfondibile. Sì. In questo caso manteniamo il brand retro, però con uno stile unico. Direi. In questo caso anche manteniamo non più l'analogico, ma diventa completamente anche il tachigrafo digitale. Che bella. Dove ti identifica quanto devi andare davanti con il drive, di quanto devi andare dietro con il retromarcia. C'è il range, quindi anche quanto insomma quanta autonomia ti rimane, eccetera, eccetera. E lì vedo due pulsanti molto carini lì sotto. Sì, c'è una tartaruga e una lepre, ragazzi. Beh, la tartaruga quando vogliamo andare in paese, quindi se eco. Poi magari su strada, assolutamente guida eco. Ah. Se invece andiamo poi su strada e vogliamo avere un po' di spintarella in più, lepre. E non va piano, ragazzi, noi l'abbiamo provata, non va assolutamente piano. Molto dinamica. Molto dinamica, molto molto bella. Complimenti. Grazie mille dell'invito, prima di tutto. Grazie a te, Matteo. È veramente una realtà pazzesca. Grazie, è stato veramente un grande piacere. Oh, spero di ritornare. No, devi ritornare. Allora, la panza è che voi vedete, ragazzi, è perché ieri sera abbiamo mangiato l'inverosimile. Eh beh, in Puglia non poteva essere altrimenti. Giusto. E poi magari vediamo anche qualche altro modello. Assolutamente. Vedremo le novità. Dai, volentieri. Grazie. Ce ne saranno tante. Grazie, ragazzi. A presto, grazie. Ancora, Matteo. E ragazzi, mi raccomando, il video finisce qui, ma con Newton e con Evoluzione Elettrica non finisce qui. Io vi lascio il link qui sotto, in descrizione, ovviamente. Mi raccomando, andate a darci un'occhiata perché è un'azienda decisamente interessante. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!